Allora ragazzi, bentrovati empiriani, bentrovati, bentrovati. Per chi sta guardando questo video su YouTube in differita, ragazzi, vi ricordo che siamo in diretta anche con Empire & Puzzle tutti i giorni, dalle ore 18 alle ore 23, siamo sempre qui su Twitch e almeno un'oretta diretta sempre Empire & Puzzle, quindi ragazzi seguiteci anche su Twitch che più siamo meglio è. Inoltre vi ricordo che abbiamo un canale Telegram, eccolo qui, Empire & Puzzle, Ita, Enciclopedia Secondo Antioch, dove potete trovare tutto quello che c'è da sapere su Empire & Puzzle, su quello che succede, sulle novità, su quello che succederà e anche su quello che facciamo in diretta, in modo tale da non perdervi nulla, nulla. Seguiteci anche qui, anche qui. Allora, ma mi trovo qua, devo un attimo aggiornare ricarica qui, per il semplice motivo che vi vedo tutti lo stesso colore. E cosa non va bene? Ecco qua. Sta cosa non va bene, non va bene, non va bene. Allora, ieri non abbiamo fatto la diretta, però ragazzi avete visto che è iniziato Atlantide come prima cosa. Quindi qua vi consiglio ovviamente come le solite cose, dato che c'è il un bottino pari al più 50% dei premi dello stadio, vi consiglio assolutamente di usare tutto quello che avete in questi due giorni, che in realtà ora quanto è rimasto? 13 ore per fare mappa di Atlantide sostanzialmente. Se non sapete che mappa fare, basta semplicemente, se non l'avete ancora, se già l'avete finito ovviamente, altrimenti andate avanti, basta andare seconda stagione di Atlantide, migliori stati per farmare e vi ritroverete una lista di dove e cosa, in base a cosa vi serve, dove andare a fare le cose. Poi se vi serve aprire i bauli e volete fare durante Atlantide, il solito link dove stanno tutti i bauli, tutti i mostri del baule, in modo da velocizzarli a manetta. Poi come al solito, ogni lunedì c'è... Ma qua ve lo posso far vedere, vero? Sul sito empireandpuzzle.com/it, se lo volete italiano, c'è la solita, si vede bruttissimo qua, però ci sono le solite monete, a sto giro sono monete del Valhalla gratuite, basta connettervi con il vostro account, basta cliccarci sopra, si apre il gioco un secondo e poi si risultate connessi e poi ritirate il regalo e vi ritroverete dentro al gioco le 25 monete, a sto giro ripeto, del Valhalla. Poi oltre a questo c'è la chiamata di Atlantide, niente di particolare, tutto secondo i piani a sto giro. I due eroi del mese sono Balur, serve un cavolo, e Anitra, non è che sia il top. Poi in evidenza ci sono anche Atomos e Ursena, entrambi col costume, perché tutti gli eroi di Atlantide almeno i 5 stelle hanno il costume, quindi saranno sempre col costume in questa chiamata. Ovviamente ci sono solo eroi di Atlantide, non delle altre stagioni, non i difensori di Atlantide e le altre cose nuove che hanno aggiunto, e ovviamente gli eroi della prima stagione, quelli non mancano mai. Eccoli. Quindi valutate voi se è interessante questa chiamata, se aspettare oppure no. A me non mi interessa minimamente, quindi per il momento queste chiamate le tengo qui. Oltre alla chiamata di Atlantide è uscita anche la chiamata delle tere, che non cambia niente dalle ultime volte. Ci hanno regalato però, giustamente ieri, 10 qua, cristalli di tere, altri 10 nei messaggi di posta che ho cancellato. E niente, comunque ce ne sono altri 10 là, giusto? Erano 20 o 25, 15 forse. Vabbè, comunque. Sono cristalli di tere, sia in posta dovreste avere, sia... qua in questa offerta qua sono gratuite per fare le chiamate. Io vi consiglio sempre di raggiungere almeno la chiamata per 10, dato che noi l'ultima volta non l'abbiamo fatta, ne abbiamo una, la possiamo fare. Che dite, la proviamo a fare? La proviamo a fare? Fare? Volevo vedere un attimo se c'era qualche altra cosa. Mi sa di no, mi sa di no. Infatti, dai, proviamo a fare questa chiamata. Facciamo sta per 10. Vai.
Vuoi completare questa transazione? Se proprio devo. Vai. Combo ghiaccio rara. Combo oscurità rara. Combo natura rara. Combo sacro epica. Combo natura epica. Oscurità rara. Ghiaccio epica. Sacro rara. Combo alfa. Combo alfa. È andata bene, dai, è andata bene. È andata bene. Due alfa. Poi 2-4 stelle. No, 1-2-3. 4 stelle. E poi il resto 3 stelle. 4-3 stelle. Ok. Non male, non male, non male, dai. Non male. Poi ne ho 70. Quindi la prossima volta faremo un'altra chiamata da 10, dai. Faremo un'altra chiamata da 10. Ma infatti non mi arriva mai nulla. Confermo. E ho anche le prove. Confermo e anche le, ho anche le prove. Allora, 202. Io stavo alzando. Ma posso mai alzare il 3 stelle? Cavolo, ho fatto una cazzata però. Chi alzo, ragazzi? Chi alzo? Non posso alzare lui. Mi sa che spezzo qualcuno. L'unica soluzione. No, non l'ho ancora fatto. Vabbè, le chiamate, ragazzi, sono sempre in diretta ormai, quindi se non le vedete è perché non le ho fatte. Potrei spezzare Lord Loki. Potrei spezzare Lord Loki. Ma non ho cibo comunque. Ma tanto Lord Loki comunque lo vado a spezzare prima o poi. A questo punto sfrutto i cavoli di eroi istruttori. Dai, spezziamolo, dai. Possono essere recuperati. Sì. Aumenta livello. Vabbè, c'ho un po' di cibo, dai, forse ce la faccio. No, amico. Già è poco il cibo. Poi mi fai i trabocchetti tranelli. Non va bene. Non va bene. Ma manco un livello. Però posso prendere altri due. Però aspetta un attimo. Almeno consumo meno cibo. Ciao Vega. Ciao Vega. Però vediamo qua. Quante ne ho? Due qua. Abbiamo due per campo. E qua ancora un giorno. Allora aspettiamo l'accademia, dai. Allora prendo questi due qua. Lord Loki aumenta livello. Ok, quelli una stella, quelli due stelle. E il settore maestro 283. Vabbè, almeno consumiamo pure un po' di ferro.
Basta, vero? Vai. Ok. Beh, non sono stati sprecati quei cavolo di istruttori. Abbiamo fatto tutto qua, vero? Io ho chiamate epiche 10, ho chiamata stagionale 11. E qua ne ho 3 che non faccio, però questo. Questo è qua un... quello più avanti, a meno che non facciano vedere qualche eroe veramente 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 figo, ma penso lo abbiano fatto vedere già tutti di Halloween. Però no, non credo di aspettare fino ad Halloween. Sono solo indeciso tra l'eroe di questo mese, provare a prendere l'eroe di questo mese o il prossimo mese. Però c'è da dire una cosa, che la chiamata del destino, io questo ora stavo pensando, finisce tra 26 giorni e 13 ore, lo stesso della chiamata stagionale. Quindi se facessi le chiamate, potrei pure aspettare che cambi. Io onestamente qua andrei a prendere Grimble, solo perché comunque non c'è nessuno contro i servitori. Sono indeciso su questa cosa, perché arrivare a 100 chiamate in 26 giorni non è semplice, anche se c'ho parecchie chiamate nella quinta stagione. Ne ho 11 qua. Arrivare a 100 è difficile. Ma nei costumi durerà ancora un po'. Devo vedere, dai, ci devo ragionare su sta cosa. Non sono sicuro di... fregherebbe poco, perché tanto alla fine anche se si riempie a metà, questo frega nulla. Però Grimble ci stavo pensando di forzare per arrivare a Grimble. Vedremo, ora ci penso un po'. Tanto ci sono ancora 26 giorni. Poi ci ragiono. Nei costumi, se non iniziano a mettere tutti i 4 stelle con i costumi, li stanno bene, che tanto. O i 4 stelle o nulla. Comunque, fatto quello che dovevamo fare, più o meno. C'è nient'altro, vero? Mi sono dimenticato. No. Ho fatto Neo Ride. Come siete messi col Neo Ride voi? A me ieri è andata bene, 5 vittorie su 5. Stranamente. In difesa... mica male, 3 vinte e 2 perse. 3 vinte e 2 perse non è male. E scambio d'anime ancora non si sa, Vega. Lo dissi l'altra volta. Scritto pure sul canale. L'unica cosa che si sa dello scambio di anime, del prossimo scambio d'anime, è che si farà, meno come sta scritto qua, autunno. Io presumo i primi di settembre, se va tutto bene. E ci hanno dato come indicazione questi 5 eroi, che già sono stati scritti qua sotto quali sono. E quindi solo questo sappiamo, nient'altro. Ancora non sono stati inseriti nella cache del gioco. L'unica cosa che è stata inserita è che il 21 settembre ci sarà la chiamata del patto. E in quella chiamata del patto ci sono eroi stra mega fighi, ovviamente. L'unico problema è che normalmente l'hanno sempre messa, quando la mettono così in anticipo, poi modificano gli eroi. E attualmente ci dovrebbero essere... aspettate che la vado a ricercare. Mi ricordo Archie di Pasqua. Andiamola a vedere, dai. Sì, almeno ve lo dico. Serandite dei ninja, Narcisa e come cavolo si chiama? Non mi viene il nome. La tigre della stagione dell'amore.
Quindi sono tutti eroi molto, molto interessanti. Però vi ripeto, questa è programmata per il 21 settembre. Però normalmente cambiano gli eroi poi alla fine. Quindi potrebbero cambiare assolutamente. Questa è l'unica cosa che al momento si sa. Che hanno aggiunto nuovo. Io presumo che la metteranno con la versione 60, cioè, o meglio, prima di fine mese, faranno la versione, inseriranno la versione 60 del gioco e da lì più o meno si dovrebbe capire se effettivamente faranno lo scambio d'anime a inizio mese oppure no. Ok, Triss, difesa D. Strano, Triss. Ma tanto alla fine, come al solito, arriverai difesa A, quindi è momentanea quella difesa. Momentanea. Facciamoci un po' di raid, dai. C'è la battaglia sanguinaria, non si possono usare gli eroi rossi e le cure ovviamente non hanno effetto. Siamo di verdi. Io qua ci vado comunque con Tolomeo quando ho avversari che mi danno dei malus. In questo caso non c'è un cavolo. Quindi. Applica. C'è solo lei che mi avvelena, ma porto solo per lei, anche no. Vedremo, ma non credo, ne ho perse 5 su 6 per ora. E vabbè, poi inizia a innescarsi la tua solita fortuna e via. E via. Come se non ci fosse un domani. Mancato. Ti pareva. Allora, meglio che me li carico prima. Ovvio. Due su due. Dai, è andata bene per il momento. Poteva andare pure peggio. Ormai è tanto che la fortuna non si fa vedere da me, certo, ma per te tanto il tanto. Oh, hai una concezione diversa del tanto, un po' come l'anno volante, una concezione un po' diversa. Io qua continuerei comunque di verdi, onestamente. Potrei andare di gialli per lei, ma è più pericoloso sto tipo. Sto tipo strano. Però qua forse mi potrei portare Tolomeo. No, continuiamo così, va.
Posso buttare destra a vuoto? Vabbè, questo è carico, che faccio? Provo a vedere se me lo schiva. Proviamo. È morto, dai, è andata bene. Comunque, quanto è bella quella sanguinamento di Cinisia. Allora, i rossi non abbiamo, cioè abbiamo sempre due blu, continuiamo di verdi. L'unico problema è che qua, come dicevo prima, se questa parte, vabbè, su giro basta, la porta almeno lui, che se parte almeno mi proteggo. Proteggo almeno due, cavolo. Questo giro voglio fare sta cosa, voglio mettere lei di qua. E lui da questo lato. Ciao Keira Love God 90. Buonasera a lei, buonasera a lei. La bella vita, lui a giocare ancora in ufficio. Ah, so, mi fa piacere che sei in ufficio e hai il tempo addirittura per vedere dirette. Proprio lavoro come se non ci fosse un domani. Ai stessi livelli di Sembrano Volante. Più probabile che mi esca una tessera qui se faccio questo verticale, oppure mi esca una tessera qui qua sotto, proprio qua. Molto più probabile che di qua. Però se mi esce la prima sono fregato. E in più faccio caricare Cinisia. Vado. Eccola lì, questa mi è piaciuta. A pelo è morta, a pelo. Andiamo di qua, dai. Non lo posso far partire a questo. Visto dopo. Vabbè, dovrebbe morire. No? Prossimo turno? Muore adesso, dai. Splash. Quanto è bello quel danno di Cinisia. Quanto è bello. Facendo chiusura. Sembra tipo aziendalisti completi. Perché sempre blu? Perché sempre blu? Potrei andarci di gialli qua. Però mi serve qualcuno che toglie lui. Eppure questo. Chi mi dà malus? Tutti praticamente. Però sto giro me la rischio
con Fogg. Questo c'è un automatico. Questa è dura, questa è dura. Allora, questo non muore. Facciamo un altro trisso. Io se vado di qua almeno questo lo uccido. Però con Cinisia ce la potrei fare lo stesso. Allora facciamo così. Faccio così. Faccio cosà. Questo non può schivare, vero? Bravissimo Ludwig, bravissimo. Ok, ultimo. Questo non viene curato, non cura. Però li velocizza. E riflettono anche i disturbi. Questo mi brucia, questo mi dà l'attacco irrazionale. Sto pensando sempre se portarmi Tolomeo lo stesso. Che ci sta uno che brucia, un altro che mi dà l'attacco irrazionale. Non c'ho comunque nessuno che mi purifica. E questo comunque mi abbassa la difesa. Mettiamo caso volessi portarmi qualcuno che purifica, almeno ce l'ho. Però ci avrei Zoc. C'è nessuno che purifica. Che tanto solo questo dai... da qualcosa a loro. Vabbè, anche Kennel, però boh, è un po' minore. Ma che rifletti disturbi mi potrebbe dare molto fastidio. Ma basta Evelyn, che cavolo. Massimo perdiamo.
Questo mi fa sempre ridere che, cioè, è un eroe che sta combattendo e si appoggia, cioè, che sta stanco e si fuma la pipa. Cioè, affascinante. Che idee malsane che c'hanno questi, che idee malsane. Licenziati, licenziati. Madonna, che schifo. È andata male, ragazzi, è andata male. È andata male. O lo faccio caricare o lo faccio caricare, non c'è alternativa. Potrei colpire anche lei, magari ci faccio più danno, ma non cambierebbe nulla. A questo punto, c'ho alternativi di qua. Posso provarmela prima di qua. Comunque nulla. Mi farà male pure l'altra, che ho perso. Questa era abbastanza palese, dai. Ha dato niente. Cioè, altri due, no? Te li colpivo tutti, guarda. Vai, Marcel, sei tutti noi, ce la puoi fare. Resisti, Marcel, resisti. Cioè, ma manco a questo, se... mamma mia. Sto aspettando che la titolare mi faccia sapere quando posso aprire il file ore. Dovrei compilare e andarmene. No, allora non te lo dirà mai. 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 Sempre mono le butte. No, non sarebbe cambiato nulla. Non ho eroi a disposizione. Non c'ho i tuoi eroi. Quindi tutti quanti sono bravi con 1500 eroi. Anzi, ma manco tutti. In realtà, però, vabbè. Ma assolutamente no. Assolutamente no. Ok, ragazzi. Passiamo alle cose serie. Alle cose serie. Ma non me ne faccio nulla dei tuoi account. Tutti bravi con gli eroi forti. Allora, ragazzi, parliamo un po' degli eroi di Kalevala, o meglio, degli ultimi 5 stelle di cui non abbiamo visto, non abbiamo analizzato l'ultima volta. Come sempre, è passato un anno praticamente dall'ultima volta che abbiamo visto questi eroi, in più c'è un nuovo eroe, quindi andiamoli un po' a vedere, a rivedere più che altro, rivedere. Allora, andiamo qua. Andiamo qua. Ok, partiamo dal vecchio barbone. Il famosissimo vecchio barbone. Anche perché nominarlo Vainamoinen. 5 stelle verde, classe incantatore, famiglia sempre la solita di Kalevala, che dà un bonus per 1, 2, 3 eroi, che sarebbe il meno 10, meno 25, meno 40% di danni in meno dall'abilità speciali dell'elemento più forte, in questo caso è l'elemento rosso. In più c'ha una passiva che quando l'eroe ha salute bassa riceve 15% di salute e 15% di mana diretto. Ha 799 di attacco, 807 di difesa, 1481 di salute. È un rapido che infligge 270% di danni al bersaglio e ai nemici vicini. E tutti i nemici ricevono meno 30% di precisione. E contro i personaggi di tipo fuoco questo effetto di stato diventa non rimovibile e dura 2 turni in più. In più ci informano che, come sempre, il meno 30% di precisione si applica anche
alle abilità speciali offensive. Vanenome Vaina Moinen ha ottimo attacco, ottima difesa e buona salute. Ragazzi, che dire, è un rapido che praticamente attacca tre bersagli ed in più acceca tutti i nemici. Quindi non solo i tre che attacca, tutti i nemici. Il problema principale è che quei 270% di danni ormai, oggi, non sono chissà che, nonostante non abbia un basso attacco, ecco. All'uscita, secondo me, poteva essere tranquillamente considerato uno tra i migliori eroi del gioco. Appena uscì, quindi parliamo dell'anno scorso, non parliamo di 7 anni fa. Perché oltre ad avere comunque più o meno un danno elevato che andava a fare, c'era anche la passiva e la famiglia che lo aiutavano un botto. Anche le statistiche non erano affatto male per quei tempi. Però oggi la situazione non è la stessa, perché sono usciti eroi, a dire il vero sono usciti anche tanti verdi di un certo livello, e che probabilmente possono essere considerati di stelle superiori rispetto agli eroi anche di un anno scorso. E parlo di, per esempio, il Nannara, parlo di i due eroi verdi del patto, il gorilla e il coccodrillo, per intenderci, perché anche quelli hanno nomi assurdi, il gatto degli animali bestiali, più recenti parliamo di archie, che cavolo è, non mi ricordo mai, lama, di Pasqua, tutti animali sono, tra l'altro, pensandoci. Per non parlare poi degli ultimi due eroi, Ferrus messo nel patto e Zuni messo nei super elementi. E mi sono limitato a nominare solo gli eroi rapidi verdi che sono migliori del barbone qui presente, perché poi ce ne sono anche altri che, anche se non sono rapidi, sono comunque superiori. Però non denigramolo troppo, perché comunque se la va a lottare con l'altro verde che c'è in questa chiamata, e parliamo di, visto ieri, no, l'altro ieri, di Icuturso, praticamente se la va a lottare tranquillamente con lui o con eroi che sono simili. È un eroe che per la maggior parte dei giocatori, soprattutto quelli che, e quindi sono molto di più della solo della maggior parte, ma sono molto molto di più della maggior parte, quindi immaginate, che non hanno questi eroi prima nominati, ragazzi, c'è un eroe stra mega utile per loro, compreso me ovviamente. Può essere schierato in difesa, può essere schierato in attacco, può essere schierato al titano, può essere schierato nelle sfide, e in quasi tutte queste situazioni si può sfruttare e può essere un eroe utile ovunque. Al giorno d'oggi va comunque abbinato con almeno un altro eroe, magari che abbassa la difesa, che sia difesa normale o che sia difesa elementale, perché purtroppo quei 270% di danni pesano oggi. Ma abbinato un eroe che abbassa la difesa, in quel caso può diventare molto 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 determinante come eroe, soprattutto se si becca un eroe magari rapido che abbassa la difesa normale o che abbassa la difesa elementale. Faccio esempio mio, in accoppiata con Evelyn diventerebbero mostruosi entrambi. Però se non avete quei mostri, ragazzi, comunque diventa allucinante come eroe, ripeto. E la pecca di Vaina Moinen è proprio il fatto che deve essere accompagnato da altri eroi oggi che migliori il danno che va a fare. Quella è la pecca. Ma per me, come praticamente il suo collega che abbiamo visto prima, Icuturso, è un eroe che, se non avete eroi migliori, va comunque alzate. Quindi
Per me Vainamoinen, Vainamoinen è un eroe da alzare, ma ci metto comunque con riserva, perché se avete i tanti eroi migliori vanno alzati prima gli altri rispetto a lui. Finalmente hanno aperto i zoo. Giusto? Quindi può uscire Keira. Ma di solito li aprono prima, però pensandoci, è tardi, anche per te. Ragazzi, passiamo al secondo eroe di oggi. Passiamo ad Aino. Aino è il primo eroe dei due che andremo a vedere che da quest'anno hanno aggiunto il costume. Partiamo però prima sempre dalla versione base, o meglio, la versione senza costume, quindi senza il bonus costume, e quindi cambiano anche le statistiche di questo eroe. Aino è un 5 stelle blu, classe chierico, famiglia sempre di Kalevala, che dà un bonus per 1, 2, 3 eroi di un meno 10, meno 25, meno 50 o meno 40% di danni in meno dall'abilità speciale dell'elemento più forte, che in questo caso è il verde, e in più c'è la solita passiva che quando l'eroe ha salute bassa recupera 15% di salute e 15% di mana. In attacco c'ha 788, 811 di difesa, 1485 di salute. È un medio. Come prima cosa annulla i disturbi di tutti gli alleati, fa recuperare il 40% di salute a tutti gli alleati, tutti i nemici ricevono meno 24% di rigenerazione mana per 4 turni, e contro i personaggi di tipo natura questo effetto di stato diventa non rimuovibile e dura 2 turni in più. Quindi praticamente ci troviamo di fronte a un eroe che ha un buon attacco, ottima difesa e buona salute. È praticamente un medio curatore. E in linea di massima sarebbe un gran bel curatore, perché oltre a quello che fa nella sua speciale ha anche le sue passive e la sua famiglia, la sua passiva e la famiglia, che sono molto molto interessanti. Il problema è che i curatori, ragazzi, vanno centellinati, perché non si possono alzare, non si possono portare 1500 curatori, a meno che non siete dei fan assoluti di curatori e di far durare dei raid all'infinito. Se ne usano pochi, non tantissimi, almeno dello stesso colore, e quindi va confrontata con eroi curatori 5 stelle blu. E onestamente tra i blu curatori 5 stelle ce ne sono una marea, forse troppi. Certo, Aino è uno di quegli eroi che comunque ha dei vantaggi grossi, come annullare i disturbi da tutti gli alleati. Quindi un purificatore che come prima cosa, cioè un curatore che come prima cosa purifica, vuol dire che quel 40%, quella cura che dà, la dà quasi sempre al massimo. Cioè è quasi impossibile che non curi al massimo, perché toglie tutti i disturbi, compresi quelli che non fanno curare o quelli di rubare la cura sostanzialmente. Poi c'ha l'altro grande vantaggio, che è quello che secondo me per i curatori la passiva, questa passiva è molto molto interessante, perché se un curatore è a poco di vita c'ha la possibilità di curarsi, ok, ma di aumentarsi il mana, e quindi di conseguenza poi caricarsi più velocemente e quindi curare. Ed è un grande vantaggio questa passiva per un curatore. Senza dimenticare ovviamente la classe. Perché la classe? Per il semplice motivo che il talento è quello di avere la probabilità, il 35% di probabilità di resistere a qualsiasi effetto negativo sul mana che impedisca l'utilizzo di abilità speciali. Come per esempio l'attacco irrazionale. Lei si potrebbe proteggere dall'attacco irrazionale facendo la
come dire, la situazione migliore per lei, si protegge dall'attacco irrazionale e poi magari purifica i suoi alleati che hanno l'attacco irrazionale. E quindi diventa un qualcosa di ancora più positivo il fatto di essere questa classe. Però il problema è che al giorno d'oggi questo eroe ha tante pecche. La più importante, ovviamente, ed è abbastanza palese come pecca, è quella di non curare oltre gli HP massimi. E questo la penalizza tanto, tantissimo, oggi. Quindi, per me, se avete già un curatore blu, chiunque altro degli altri a disposizione tra i 5 stelle blu, onestamente non è che è indispensabile lei. Certo, ci sono curatori peggiori, tra virgolette, pure rispetto a lei, magari non c'è tutta sta fretta, ecco, per alzarla. Quando proprio non avete altro da alzare, magari la alzate e poi andate a sostituire il curatore blu che avete a disposizione. Ma se nel caso non abbiate nessuna delle due opzioni, ossia curatore e purificatore, a quel punto vi potrebbe diventare molto 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 interessante. Per esempio, faccio un esempio: sì, ok, avete il curatore, però non avete il purificatore, quindi non avete nessuno che vi toglie, vi annulla i disturbi di tutti gli alleati. E in quel caso, anche se avete già un curatore, potrebbe tornarvi utile. Quindi per me Aino, anche senza costume, anche Aino base, è da alzare, ma ci metto con riserva, perché se avete altri curatori e se avete anche altri purificatori, non è che sia indispensabile, ripeto. Poi hanno aggiunto i costumi. Col bonus costume, ragazzi, in questo caso il bonus costume è veramente allucinante come aumento di statistiche. Perché parliamo del 10% di attacco, 10% di difesa, 15% di salute e il mana rimane al 5%. Cioè, è allucinante. E infatti vedete anche le statistiche come aumentano anche della versione base. Da 788 passa a 866, da 811 passa a 892 e da 1485 passa a 1707. È un incremento di statistiche assurdo. Assurdo. Che non influisce sul parere generale dell'eroe, perché comunque rimangono i pro e i contro di quest'eroe. Però statistiche elevatissime. Poi c'è la versione col costume. La versione col costume ovviamente cambia la classe, che diventa monaco. Cambiano le statistiche, perché sì, ha 844 di attacco, 921 di difesa, 1703 di salute, quindi parliamo di ottimo attacco, stra ottima difesa, stra ottima salute. E anche in questo caso si evince che le statistiche aumentate del costume sono allucinanti. Allucinanti. Poi cosa cambia? Effettivamente cambia relativamente poco, perché rimane un medio che annulla i disturbi, fa recuperare, fa cura tutti gli alleati, però invece di curarli del 40%, li cura del 45%, quindi c'è un aumento del 5% della cura che dà a tutti gli alleati, però rimane una cura normale, quindi senza superare gli HP massimi. Poi l'altro cambio è che tutti i nemici, invece di ricevere meno 24% di rigenerazione mana, ne ricevono solo meno 20%. Quindi se da un lato aumentano la cura, dall'altro lato abbassano la diminuzione della rigenerazione mana. Quindi praticamente per me il discorso rimane identico tra la versione base e la versione col costume. Cambiano i dettagli, diciamo. È un miglioramento, perché secondo me quel 5% in più di salute è superiore rispetto al meno 4% di rigenerazione mana che va a dare agli avversari. E quindi in quel caso io utilizzerei praticamente sempre la versione col costume rispetto
alla versione base. Anche la famiglia, scusatemi, la classe, ecco, cambia, ma il 30% di probabilità di resistere agli effetti negativi o il 35% di probabilità di resistere a qualsiasi effetto negativo sul mana, cioè, cambia relativamente poco. Se deve partire, il talento parte ed è comunque un vantaggio in entrambi i casi. Quindi io preferisco la versione col costume tra le due, ma l'eroe rimane per me un eroe da alzare, ma con riserva. Se non avete altri curatori o se non avete altri purificatori, può essere un vantaggio, altrimenti non è indispensabile. Poi passiamo al secondo costume inserito in questa chiamata, che forse era un pelo più interessante da mettere in evidenza rispetto a questo, però vabbè, lasciamo stare. Sono cose casuali queste, sono casuali. Non soffermiamoci, ecco. Cullervo, 5 stelle giallo, classe furfante, famiglia di Kalevala, stessa identica cosa, bonus per 1, 2, 3 eroi, meno 10, meno 25 o meno 40% di danni in meno delle abilità speciali dell'elemento più forte, che in questo caso è il viola. Abbiamo la solita passiva che quando l'eroe ha salute bassa riceve 15% di salute e 15% di mana. Le statistiche, parliamo sempre di eroe base, quindi senza il bonus costume, che ha 815 di attacco, 791 di difesa, 1458 di salute. È un medio che infligge 300% di danni al bersaglio e infligge 470% di danni a un nemico diverso a caso. Quando il mana è pieno, i nemici colpiti lanciano automaticamente attacco reazionale su un alleato a caso nel corso di 3 turni, e contro i personaggi di tipo oscurità questo effetto di stato diventa non rimovibile e dura 2 turni in più. Quindi ragazzi, ci troviamo di fronte a un eroe che ha un ottimo attacco, buona difesa, buona salute, è un medio che praticamente attacca 2 bersagli, di cui uno lo si può selezionare, mentre il secondo è del tutto casuale. Fa comunque un bel danno complessivo ed in più gli dà anche l'attacco reazionale. È stato uno dei primi eroi con attacco reazionale a più avversari che non era lento. Poi sono usciti altri eroi che fanno molto peggio, quindi lasciamo stare, ma per me è un eroe da utilizzare prevalentemente in attacco come eroe di supporto, perché serve principalmente per bloccare un avversario ostico o addirittura due, se siete fortunati in quel caso, soprattutto se gli avversari sono viola, perché contro viola diventa addirittura non rimovibile e dura anche 2 turni in più l'attacco reazionale, quindi molto più vantaggioso. In difesa, secondo me, perde un po'. È sempre fastidioso, per carità, affrontarlo. Però è meno fastidioso rispetto al normale, perché quando colpisce gli avversari, quando vi colpisce i vostri eroi, comunque ne lascia liberi 3 dall'attacco irrazionale. Quindi è possibile che quei 3 possano rimuovere l'attacco irrazionale da quelli colpiti, o addirittura comunque gestirvi voi gli eroi colpiti, magari non farli caricare o aspettare i 3 turni. È molto più gestibile in quel frangente. Quindi per me in difesa è meno fastidioso rispetto al normale. Non è che non lo potete utilizzare, però è meno performante rispetto all'attacco, ecco. Poi in più ci aggiungo che comunque ci sono tanti eroi gialli che gli sono superiori, nonostante l'attacco razionale è qualcosa di particolare, però ci sono molti eroi gialli che gli sono superiori oggi come oggi in gioco. Però, dato che ha l'attacco razionale ed è una cosa particolare, una speciale particolare, che non tutti gli eroi hanno e non tutti gli eroi si possono permettere, questo lo fa diventare un eroe sul quale anche adesso ci si può puntare. E quindi per me, nonostante tutto, rimane un eroe da alzare, anche senza costume.
anche senza costume. Poi ovviamente stesso discorso anche con Kullervo, è che ragazzi il bonus costume è allucinante. Ed ecco le statistiche. Diventa un eroe assurdo anche come statistica. Col costume invece cosa succede? Succede che ovviamente gli cambiano la classe e diventa combattente, quindi ancora più fastidioso. Cambiano le statistiche, 872 di attacco, 919 di difesa, 1634 di salute, e quindi sono ottimo attacco, stra ottima difesa e stra ottima salute. Parliamo di statistiche altissime. Ma anche in questo caso, come è successo per Aino, la speciale cambia relativamente poco, quasi nulla. Perché fa più danni al bersaglio. Come vedete, da 300 passa a 450. Fa meno danno però al nemico diverso a caso, da 470 passa a 320. Però la cosa fondamentale è l'attacco irrazionale. Perché questo? Perché l'attacco irrazionale dura un turno in più. Quindi da 3 turni passa a 4 turni. È anche vero che contro i personaggi di tipo oscurità, però, invece di aumentare 2 turni, durare 2 turni in più, dura solo un turno in più. Però frega relativamente poco, perché è comunque un turno in più che vai a dare a tutti. Ed è un grosso, grossissimo vantaggio questo. Sono piccoli accorgimenti, piccole migliorie che hanno dato a questo eroe, senza stravolgerlo più di tanto. Quindi rimane lo stesso identico discorso fatto per la versione base. E in questo caso però, se dovessi scegliere, userei assolutamente la versione col costume, ma senza nemmeno pensarci, per il turno in più dell'attacco irrazionale e anche per la classe. Anche perché questo eroe difficilmente non lo vai ad emblemare. Quindi anche per la classe. Quindi anche col costume ovviamente rimane un eroe per me da alzare, ma senza tanto girarci intorno, ecco. Divendare, ma magari fosse solo divendare il problema. Magari fosse solo quello. Magari. E siamo arrivati al clou, ragazzi, all'ultimo eroe. Il nuovo eroe inserito quest'anno in questa chiamata stagionale. E parliamo di Ukkonen, forse suona meglio. Ukkonen, sembra tipo Ukkonen, vabbè, dettagli. Ukkonen. Però aspetta, ragiona, dato che io so il finlandese, è proprio mastico il finlandese, secondo me suona meglio Ukkonen, è più finlandese Ukkonen. Ukkonen, quindi deciso. Sì, Häkkinen, sì, infatti boh, non lo so. Raikkonen anche, è giusto, o Raikkonen. Cazzo, ci sono scuole di pensiero però. Vabbè, è il tipo qua, tanto il nome non ci ricorderemo mai, figurati. 5 stelle rosso, classe combattente, famiglia di Kalevala, la solita famiglia di Kalevala che dà un bonus per 1, 2, 3 eroi del meno 10, meno 25, meno 40% di danni dalle abilità speciali dell'elemento più forte, che in questo caso è l'elemento blu. Quindi blu, le speciali blu fanno meno danni. C'ha la solita passiva, che quando quest'eroe è a salute bassa si ricarica, recupera 15% di salute e riceve 15% di mana, come al solito. Ha 846 di attacco, 935 di difesa, 1674 di salute. È un medio, che cosa fa? Infligge 230% di danni a tutti i nemici.
Tutti i nemici ricevono meno 40% di attacco per 3 turni e contro i personaggi di tipo ghiaccio questo effetto di stato diventa non rimuovibile e dura 2 turni in più. L'evocatore e gli alleati vicini recuperano 618 HP nel corso di 3 turni e il bello è che la durata dell'effetto si ripristina se il proprietario dell'effetto di stato viene colpito con danni diretti da un'abilità speciale. In più, l'evocatore e gli alleati vicini sono immuni anche dall'annullamento delle magie benefiche per 3 turni. Allora, c'ha ottimo attacco, stra ottima difesa e stra ottima salute, quindi già le statistiche sono conformi in linea agli eroi attuali. È un medio che attacca tutti e gli fa 230% di danni a tutti partendo da 846 di attacco. Poi gli abbassa del meno 40% l'attacco, quindi un botto di attacco a tutti quelli colpiti. Poi ovviamente se sono ghiaccio dura 2 turni in più e è un effetto non rimuovibile, un po' come tutti gli eroi di questa chiamata stagionale. Ma la cosa diversa è che se stesso e i suoi vicini recuperano salute. Parliamo di 206 HP per turno, per 3 turni. E il bello è che se questi eroi vengono colpiti da un'abilità speciale che fa danno, quindi qualsiasi che fa danno, l'effetto si ripristina. Quindi si riparte di nuovo per i 3 turni. E giusto per non farci mancare niente, dato che questo effetto è removibile, questo eroe dà anche li fa diventare anche immuni all'annullamento di magie benefiche. Quindi non è tanto semplice rimuovere quell'effetto. E ogni volta che colpite gli avversari, sostanzialmente, li colpite, loro si curano sempre. No, il caffè non lo fa perché il caffè fa male, ragazzi, il caffè fa male, ma solo per quello non lo fa. Poi non ho capito bene un'altra cosa, perché c'ha il pugnale e questa specie di violino che avrà un nome probabilmente, si suonerà con qualcosa, perché c'ha il pugnale in mano, lo suono col pugnale? Vabbè. Vi dico, ragazzi, a prima occhiata è un eroe che andando a confrontare con altri eroi che ci sono in gioco, effettivamente c'è chi fa più danni più velocemente, c'è chi fa molti più danni anche se sono magari più lenti, ma c'è chi fa molto più danno, c'è chi cura meglio, c'è chi dà supporto meglio agli alleati. Quindi andandolo ad analizzare così, alla meno peggio, diciamo che potrebbe anche essere un eroe che, vabbè, fa questo, però effettivamente se ciò, che ne so, una Leuena fa anche più danno ed è più veloce, se mi serve un curatore, comunque un qualsiasi curatore lo fa meglio, quindi dice, vabbè, non è che mi serve subito questo eroe. Ed invece, secondo me, è uno di quegli eroi che, come dire, non se ne vedevano da tempo così completi, tra virgolette. Cioè, ragazzi, è un eroe che ha resistenza infinita, 935 di difesa e 1674 di salute. Cioè, già difficile di suo buttarlo giù. Già di suo. Il che gli permette di incassare colpi prima di partire. Ma una volta che è partito, beh, là può cambiare tutto. Tutto. Certo, non è quell'eroe che nel momento esatto in cui parte si è vinto il raid, come siamo abituati ultimamente quando inseriscono gli eroi nuovi. Però è un eroe che fa un ottimo danno. Non è il massimo,
non è il massimo, eh? Cioè, perché parliamo di 230% di danni per un medio su 846, c'è di meglio assolutamente. Però è anche vero che non è che ce ne siano tantissimissimi che possano fare più danno rispetto a lui. Non ce ne sono tantissimi, nonostante tutto, eh. E il bello è che una volta che è partito, comunque dà il meno 40% di attacco a tutti gli avversari, quindi diventa comunque ancora più difficile rispetto a prima fargli comunque danno. In più, cura se stesso e i suoi vicini. Sì, ok, non è il massimo, né come cura nel tempo, né come probabilità di essere rimossa. Perché la cura del tempo può essere rimossa, ovviamente, non lo dà a tutti, lo dà solo ai suoi vicini. Possiamo accampare mille scuse per dire che comunque non è il massimo come eroe, ma comunque va a ricaricarsi 200 HP per turno, che non è poco. E poi ogni qualvolta che viene colpito dai danni di abilità speciale, questo effetto si ripristina. Quindi se al secondo turno gli volete fare danno, magari avete l'eroe carico che colpisce tutti, cioè i tre vengono, viene ripristinato il tempo in cui si curano e quindi continuano a curarsi. 200 HP per turno, ripeto. E il tutto senza dimenticare famiglia che gli fa subire meno danni, passiva che se lui ha salute bassa gli dà mana e salute. Cioè è qualcosa di comunque assurdo, nonostante non sembri. Statistiche alte, danno, cura, immunità, perché tra l'altro ho tralasciato l'immunità dell'annullamento alle, sono immuni all'annullamento di magie benefiche, che abbinata a quest'altro effetto qui è comunque fastidioso da togliere prima. Cioè non gli manca nulla a questo eroe. Certo, ripeto, come detto all'inizio, ci sono eroi che in alcune situazioni possono essere sicuramente migliori rispetto a lui, ma per me anche chi al momento c'ha tutto o la maggior parte degli eroi usciti ce le ha, un eroe del genere prima o poi lo va ad alzare, perché serve, prima o poi lo usa, vuoi in difesa, vuoi in attacco, vuoi in una determinata circostanza, vuoi abbinato ad alcuni altri eroi, lo va comunque sempre ad utilizzare. Quindi immaginate chi non ha i mostri sacri in generale, è qualcosa di assurdo per me. Quindi Ukkonen è un eroe da alzare, almeno per me. Belli tempi in cui con tre teste e una bella mono buttavi giù un eroe. In realtà anche adesso funziona, perché per quanto tu voglia alzare difesa e salute di un eroe, spezzando e emblemando 3, 4, 5 eroi potrebbe funzionare lo stesso. È molto più difficile, ok, rispetto a prima, per carità. Però io se mi vado ad emblemare, se tu vai ad analizzare questo eroe emblemato e spezzato, arriva tipo 1200, 2100, tutto quello che vuoi. Ma per un eroe che è di questo calibro, che parte da 886 di attacco, spezzato e emblemato, mi trovo 1100, io se mi trovo 4 eroi che hanno 1200, 1300, puoi avere quanta difesa e quanta salute. Il problema è che non lo puoi fare più facilmente come lo facevi prima, questo è poco ma sicuro, perché sei costretto a spezzare ed emblemare più eroi dello stesso colore e non è semplicissimo, non è per tutti. Là sta la differenza, ma non è cambiato assolutamente nulla come idea di gioco se uno la vuole fare in quel determinato modo. Poi, io ripeto, abbiamo già parlato l'altra volta, è sempre molto più facile e molto meglio formare determinate squadre quando si hanno determinati eroi.
non è da tutti riuscire ad avere tutti quegli eroi a disposizione che danno un qualcosa in più. E là sta la differenza tra formare le mono o formare 3 più 2, 4, 1 o quel che sia. Però vabbè, ne abbiamo già parlato in passato. Per chi se l'è perso, ragazzi, recuperatevi. Ecco, ce l'ho fatta. I video su YouTube. Che l'altro, vale una diretta, parliamo solo di 3 più 2, se non mi sbaglio, giusto? Di come formare le 3 più 2, di come metterle in campo, di come organizzarsi. Quindi ne abbiamo parlato. Ok, ragazzi, siamo arrivati, perché siamo andati ben oltre la diretta di Empire. Concludiamo qui Empire. Vi ricordo, per chi soprattutto sta seguendo questo video in differita, ed è in differita molto, parliamo di una settimana circa di differita, vi ricordo che però siamo in diretta su Twitch, quindi seguiteci su Twitch, siamo in diretta tutti i giorni dalle ore 18 alle ore 23, un'oretta è sempre dedicata a Empire & Puzzle. Parliamo di eroi, parliamo di, facciamo magari raid, facciamo eventi o quel che sia, quindi seguiteci su Twitch, che ovviamente più siamo meglio è, e poi non vi perdete niente. Inoltre abbiamo un canale Telegram, Empire & Puzzle Ita, enciclopedia secondo Antec, lo potete trovare tranquillamente cercando una di queste parole, tranquillamente si trova, dove potete trovare tutto quello che c'è da sapere su Empire & Puzzle, tutto quello che succederà, tutto quello che è successo su Empire & Puzzle, su quello che facciamo in diretta, in modo tale da non perdervi nulla. Seguiteci anche su Telegram.